Yo ragazzi, in faccia a tutti e cagando, bentornati uno, bentornati uno a The Challenger Inside Me. Sono Diamond 3, 93 punti. Questo è un match del cazzo. Hanno. Meno male che già ne c'ho l'Ignite, a parte che non abbiamo champion che vanno addosso, tanto. Allora, ho preso Gnar perché avevo contro Mundo. Gnar, primo item, frate male, a Mundo lo catiamo e lo mandiamo a vendere i pesci. Vi devo dire una cosa. Il mal di pancia. Avete visto che c'è la nuova serie? Ieri ho fatto una nuova serie, ho fatto partire. Oltre all'Old alla Z ho fatto partire anche una nuova serie. Fatemi sapere se vi possa intrattenere o interessare. E fatemi sapere anche se volete la serie in cui magari una volta a settimana o una volta ogni 2 settimane tiro fuori il vero me, quello flammone, il cane flammone. Fatemelo sapere. Anzi, 2000 like a questo video e vi porterò una volta ogni 2 settimane quel video. Il video in cui, cioè non il vero me, ma diciamo il me cattivo, ok? Perché cioè in ognuno di noi abbiamo il noi buono e il noi cattivo, come è giusto che sia. Allora, detto questo, LOL dalla Z probabilmente lo porterò domani, ancora lo devo registrare, ma lo registrerò probabilmente oggi che sto facendo questo video, però questo video lo sto facendo alle 2 di notte, quindi devo aspettare su per giù. Anche che la gente esce da scuola, quindi lo registrerò questo pomeriggio probabilmente con Aatrox giungla. Detto questo, andiamo a giocare. Allora, ho messo la Masteris Alistar dal 0%. Non vorrei che perché tipo 2 giorni fa mi si è bloccato il caricamento qua e mi è rientrato a 5 minuti in game. Dico, porca troia, 5 minuti in game? You see us? Ovviamente abbiamo perso perché volano FOP e mid e hanno cazzato, si sono cazzati, non lo so. E così. Allora, vado un attimo a vedere innanzitutto, adesso ho cambiato anche nome. Mi chiamo Top Laner for Money adesso. Money, 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 money. Andiamo a vedere da quanto è iniziato il game. Meglio se riloggo, ragazzi. Perché secondo me si è ribloccato. Su OPGG dice che sono in game da 1 minuto e 30. Riconnettiamoci. Ecco. You have disconnected, please check your internet connection. Ecco. Mi ha fottuto OPGG, devo aspettare che entrano in game e riloggo. Mannaggia miseria. You have disconnected, please check your internet connection. La mia internet connection, più che bene, pezzo di merda. Cliccato reconnect, ma ancora? Ok, lo chiudo il client e lo riapro. Ci sono ancora questi problemi col client, poi non so se è colpa degli altri che non caricano, però dovrebbero mettere qualcosa, cioè non è che. Perché certe volte mi crashava solo. Allora, se il client non crashasse mai, io potevo tranquillamente dire ok, è questo qua che c'è il computer lento. Ma se il client una volta mi crasha e una volta no, come faccio a dire se è quello che c'è il computer lento o mi è crashato il client? Capite anche voi che è una situazione un po' difficile. Reconnect. Niente, you are disconnected, please check your internet connection. È perché devono entrare in game, ma siamo 5 minuti bloccati qua a parlare di niente mentre devo farmi i cazzi miei. Oh. Lo dovrebbero aggiustare sto client perché non è possibile che fa così. Che poi a parte se muoio riconnetto mi dice che è un errore di connessione. What? You mad, bro? Ancora. Ancora, same shit another day. Oh, la sta web che mu. Cazzo adesso. Ecco qua, così è perfetto. Reconnect. Ok. Sta facendo riconnettere, quindi vuol dire che sono appena entrato in game. E via. Jarvan. Il nome di Jarvan. Il tutto il nome di Jarvan. Un esemplare di Demacia. Prince Jarvan. L'ha lavato. L'ha lavato. Ok, ci riconnettiamo. Ragazzi, facciamo una petizione. Proviamo una petizione. No a questo bug. Allora. Iniziamo di Doran's Blade, sì, assolutamente. Vi volevo dire, ho messo la Crasp e non il Fervor. Anzi, era meglio se avessi messo il Fervor. Però ho messo la caspa perché in early game il mondo potrebbe darmi qualche problema e magari con dei giusti trade riesco ad autoescalarlo grazie alla caspa. Capito? Per questo ho preso la caspa. Anche se magari forse, Fervor sarebbe stato meglio. Amico mio, se io ti pullo, sanno che è iniziato top. Però, vabbè, ti pullo. La webcam adesso è troppo alta.
Comunque vorrei ringraziare un ragazzo che ha comprato il Buono Box con il mio link, perché ho visto dalle statistiche che un ragazzo ha acquistato il Buono Box tramite il mio referral e vorrei ringraziarlo tanto. Grazie tanto per aver usato il mio referral per comprare il Buono Box. E ora vediamo un po' come andrà a finire. Ho visto il video di Ur, ragazzi, ha fatto una marea di visualizzazioni. Peccato che molti di voi avevano adblock perché su 8.000 views ha fatto solo 5 dollari, purtroppo. Mi avete messo di blocco un bel po' di persone, però vabbè, sono i rischi del mestiere. Gli do un altro due attacchi, perfetto, via. Ok. Mondo è bello grossino, però non è un problema. Noi ai Nearly, non so se in realtà Nearly è più forte lui o noi, però sappiamo solo una cosa, che lui fa così e c'è zona. Tipo il normal attack non me lo dà, perché dandomi quel normal attack mi ha fatto. Cioè non ho perso mia. Ecco la grasp matta. Quanto mi sono cullato? 9,3 alt. Perché siamo ranged, ce lo culliamo di meno. Però 9,3 alt, mica merda. Ogni 4 secondi. Vedete, noi non abbiamo risposta al 3D che ci fa adesso mondo. Noi non possiamo dirgli niente, quindi. Voglio cercare di non perdere exp. In questo 3D noi non possiamo competere, a parte perché eravamo a livello inferiore, ma proprio perché il mondo, se ci parte così, non lo possiamo catare niente perché non abbiamo il danno per kitarlo. Ecco, un Darien Vaso Lee Sin, addosso. Questo è un peccato perché vuol dire che Nidalee è brava a giocare. Una Nidalee che invade. Fatemi Nidalee. Una Nidalee che invade un Lee Sin a sto livello, o è God, o sapeva dove stava Lee Sin, o non lo so, o c'ho culo. Spero sia la terza. Spero ovviamente sia la terza, perché ora Nidalee ci potrebbe causare un bel po' di problemi. Anche se Late Game, in teoria, siamo tipo God con Kayle, con me. Siamo veramente forti Late Game. Quindi quello che dobbiamo fare adesso è farmare solo. Ecco. Questi sono problemi che. Well, GG, ecco qua. Ecco il flamer. Gli scriverei 3 minuti, well, GG, ok. Vabbè, basta, è gankato. Abbiamo capito che il nostro lesino non è merda, e basta. Ora invade, oddio. Cioè, Lee Sin adesso non do. Allora, a parte che. Ma mi tocca killam. LOL. Io ho perso un minion di exp, però devo andare a coprire Lee Sin. Lee Sin ha sculato, infatti. Meno male. Meno male. Ma si vede che in Italia non c'aveva vita. Perché se no non si spiega come sia possibile, cioè. E non aveva ancora regalato infatti in Italia. Ecco perché. Holy shit. Io personalmente non avrei mai fatto un invade del genere. Tanto che mi stavo appena dicendo che un invade del genere l'ho sbagliato perché se avessi incontrato in Italia sarebbe morto. Invece. Invece. Io non l'avrei fatto anche perché mondo loro mi stava bruciando tutto d'ora. Quindi la risposta sarebbe arrivata prima dal loro top laner che da me. Capito? Tu di solito invadi topside se il tuo top laner sta mettendo pressure, o invadi bot side se la tua bot sta mettendo pressure. Se il top laner è pushato sotto torre, tu non puoi invadere, perché se io sto qua e tu invadi qua, prima che arrivo, sai quanto ci metto? Uno e due, se arrivo mi perdo una marea di farm, e se poi non prendiamo niente e fanno loro il ward, sono cazzi miei, perché perdo veramente tanto. A me non importa adesso che il mondo mi arrassa o vince 3D, voglio solo farmare. Ecco, minion block mi ha fatto levare, mi ha fatto levare il minion. Devo stare attento perché adesso mi va lì, probabilmente verrà topside. Quindi guardiamo un attimo. Voglio pushare che prima che mondo faccia il 6, perfetto.
Quando ha fatto il 6, la wave non la può frizzare, andiamo back. Dalisa ha già il 6, Elisin no. Questo è brutto, Elisin già sta al 6. Però Dalisa ha fatto lo smite verde. Ok, anzi io direi di farci addirittura il fegio adesso. Addirittura di farci il fegio. Voi direte perché il fegio, cane? Perché il fegio ci dà quella movement speed che ci potrà servire late game. E adesso andiamo a chiudere la Frozen Mallet. Contro Mundo purtroppo non è un champion come Mogai, che anche con la Black Reaper te lo fai uno versus uno. Mundo ha abbastanza sustain e molto danno, quindi non te lo riesci a quedare perché anche movement speed. Quello che ti serve è il Frozen Mallet per forza. Potrei dippare bot con l'endo, quindi fatemi prendere l'energia. Prendo la Fury e poi dippito bot. Sto prendendo una buona occasione per tippare. Ah, Corki non ha ancora il package, però. Ha affidato la combo quel coglione. Alistar ha affidato la combo. Abbiamo usato sia il flash che il serial. Sì, ma dovevamo flash. Io là dove lo lascio per forza perché c'era il crab, poi è Gianna. Non posso rischiare che mi scappa, poi ho sprecato un TP e tutto. Piace. Se Alistar non avesse filato la combo ci avremmo fatto sicuramente danno. Questo non blocco però. Allora io non ho il flash, quindi probabilmente da lì potrebbe gankarmi. Che cazzo, perché lì sincero è entrato? La Fook, mate. Morto. Non so perché lì sincero sia rientrato, cioè che lì c'è entrata perché ormai uno dei due era morto per forza. Lesin non ci doveva rientrare, uno dei due era morto, quindi. I don't know when I cool, you don't do damage. Allora, Kayle sta tiltando. Vedete di esperienza, io sto sotto, però non puoi mangiare. Essendo il mare, Mundo contro il mare non è un champion che ne può approfittare. Porca troia, quadra kill. Ragazzi, con un team così. Kill, STF1 play. Io con un team così, per esempio, come faccio a vincere? Devo stare attento a che non mi prendate qui. Qui c'è la pink di Mondo. Ma mi salgono dopo però. No, ancora stanno mid. Amico mio. Si è fatto i Grax, mondo. C'è Nidalee. Ecco, vedete Nidalee topside. Arrivato, ho 3 kill, non stare a scherzare. Sono 3 kill, ma venite. Ebbedi.
Mo guardare che gli scrivo a che la faccio così qua. You want FF, Curse you lose verso Scotty? Ma la faccio rosicare. Tutto col tipo bot è ovviamente quasi la stessa fan di mondo. No. Poi non so perché Lee Sin abbia iniziato dalla top. Io con Lee Sin da solito inizio sempre ad ossare rosso per avere più danno. Ma se andiamo agli attacchi, questa la vinciamo proprio Lee Sin. Però kill sta tiltata, questa mi sa, la perdiamo perché kill è tiltata, solo per quello. Se no questo qua sarebbe stato un easy game. Mamma mia, Lee Sin, cioè il range è là. Non posso levare la pink perché c'è Nidalee. Allora si allontana dal muro, se si allontana non lo posso più. Se viene lo killo. Holy shit, Kale. Holy shit. I was fine mid. Sì, ok. Ma sappiamo tutti che Lee Sin è bad as fuck. Lo so anch'io, però. Kale, I know. This leap is bad. And... questo c'ho di nuovo la ulti up, no, non so di nuovo, altri 10 secondi e mancano la ulti. Sul decision making è stato molto bad, li sentivo adesso io ce ne ho due top. Nessuno è venuto da meno male, nessuno. Ho sprecato un flash, non ci devo andare a cercare di difendere la torre. Però, vabbè, gente di merda. Io comunque lo ripeto, un jungler che non ganka, un tanky ai primi livelli è un jungler che non sa giocare. A meno che in top tu non c'hai tipo un champion come, non lo so, un altro tank. Però con Gnar hai tanto potenziale di kill. Mondo non ce l'ha avuto. Minchia, Zreal. Ma che cazzo? Ma che sto giocando con gli handicappati? Abbiamo sto minion. Ah.
Report, kill, unskilled, toxic, retard. Shell vamp! Che dici? Anch'io vado così in mezzo. Cioè sì, forse ci vado, ma non lo scrivo di solito. Cioè voi nel video mi vedete tipo incazzato, però non è che mi metto a scrivere in chat. You piece of shit, mate. I'm back. Guarda da questi cazzo di mina. Always jungle wins. Kale, you don't get the point. E poi nessuno l'ha flammato, non capisco perché ha iniziato a flammare così. Cioè se te flammano e poi tu controflammi, già è più ragionevole come cosa. Già te posso dire che ci sta, già non gli direi niente, dico quello l'ha flammato, quello. Cioè, è vero che la persona mi deve colpa comunque di Nidalee, ok? Cioè, per merito di Nidalee. Su questo non c'è niente da dire. Su questo lo so. Yuppie! Cacchio, coglione, si è fatto prendere. Altro coglione so io. Guarda, unbelievable, tutti che dormono. All sleep, XD. Madonna, più di fa questo. Bravo Alistar che mi ha seguito. Just for this, I pinged you 30 SL before. Malati del... I cappati del cazzo. Va che te mato, va che te mato, va che te mato. Cioè io faccio la frontline mente, no? Non voglio morire. Oddio. Va che te mato. Va che te mato. Bot? Bot ce l'ha fatta solo. Cioè, 4 morti. Baro. Baro. E il baro, un cazzo, c'è più. Baro. Agli RTP. Go baro. Porco, dici di sì. Zero decision making. Ancora, un'altra volta. No, 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 no. No, too late. How is possible? That your decision making is so bad. Porco dincio. Ma lo flammo io. Porca troia. Un cazzo qua mi fanno. Man, I shouldn't say that. No, vabbè. I don't know.
L'ho detto troppo tardi, ma lo dovevi capire da solo, lo devi capire. Ma che cazzo? Mamma mia, mamma mia. God help me. Mo se lo fanno loro. Ah, perlomeno hanno guardato. Perlomeno hanno guardato. Oh oh oh. Sta cogliona, la fuck. Vado io a botte da mondo. Posso. Ma credo che posso addirittura fightarlo. Però anche dobbiamo difendere il mid. Che c'ha Random Summon? No. Sai qual è il problema? Io a fightarlo posso fightarlo. Il problema è che secondo me mi chiudono. Cioè, se io vado da mondo, mi chiudono a me poi. Tipo adesso devo gruppare con il mio team. Baron, 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 baron. Baro, baro, dobbiamo fare il baro. Se non ce lo facciamo adesso, poi sapete che succede? Che una volta che il mondo ha preso quei due libri, se lo fanno vedere il baro. Quindi facciamo un libro baro. Perdiamo i due armi del top, va benissimo così. Poi perlomeno prendiamo un bel po' di soldi. Poi regaliamo forse il top, poi riprendiamo, top e riprendiamo. Ci abbiamo regalo impaurato. Tua. Nice, top. Nice. Ah, ho preso anche il video top. È buono così, è buono. Kill, non devi morire. Hai il back. No, 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 Ezio. Vabbè, da. Ah, volevo regalare Zeria. Sì, ma mi pusha. Ma che cazzo? Hanno regalato veramente tutti. No, vabbè, per favore. Ditemi che non può. Ditemi che non è vero. Ditemi veramente che non è vero. La vedete questa faccia? Questa è la faccia di un. Non lo so. Mi viene da piangere, sinceramente. Si è parlato di tutto. Effetto. All mid. Fight them. C'hanno la QSS? No, nessuno ha la QSS, quindi si prende luce a me. Oh, guarda qua, guarda qua. Go, 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 go. Arrivo da dietro, arrivo da dietro. Li flanco. Non ci morite adesso. Non ci morite adesso. Così ragazzi. One top, one top. Fammi vedere un po'.
Kayle deve andare back adesso. Ok. 3 super minion top. Free farm, cazzo. Se Kayle adesso ci muore, mi incazzo. E Zreal dovrebbe andare a aiutarla. No, di sì. Ma non te ci rigirà per cortesia. Non vi posso followare, per favore. Don't do shit now. Ora che abbiamo ripreso il game in mano, non facciamo cazzate, eh. Dai un po'. Tra poco ci rispondono i minion, sono sicuro. C'è l'inhibitor. Dopo sta wave probabilmente. Troppo push. No, un'altra wave. Io non posso coverare, secondo me sono gli amici. Cioè, se no mi trasformo in Super Gnar. E Zria gli Alistar, possiamo qua. Dai, carina mid. Da Fuca non posso prenderlo qua, qua. Stanno veramente cercando di prendere quella torre senza me. Top. Ok. Il Drake. Non fai... No! Non fightate! Tacci vostra! Ho detto di no! Alistar è troppo grosso! Allora ci serve troppo questo per me, però. Mi dobbiamo prendere per forza questo per me, però. Dimmi che non ha flashato, Alice. Nice. Ok, va bene così, va bene così. Qua, tutti qua, tutti qua, tutti qua. Andiamo porco, vinci. Prendi sta gamma, prendi un da lì. Non so chi sto a focussare, però focusso un po' tutti, mi sono un cazzo. Siamo puttani, eh. Oh, ah, Lucky. Thanks for 3 LP. Sorry for flame, eh. You deserve a report. Bupi, zi, 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 zi.
Allora, vi posso dire una cosa. Questo game non dico che l'ho caricato da solo. Siamo andati in promo per D2. Non dico che l'ho caricato da solo. Ma sicuramente l'80% l'ho fatto io. Assolutamente, kill e riportata. Ti blocco anche perché sono puttana. Slaying the whole game. Instead of Fox. Veramente. La riserva 3 porte porta me for flame, good thing. Oh, I did. I don't know. Just focus. And you see? You win. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. L'ogni armato è tornato. Un faccio a tutti, ragazzi, nel rubo. Ciao ciao. Anzi, aspetta, vediamo i danni. E beh, vediamo i danni. Ciao ragazzi.